Ciao a tutte ragazze, bentornate sul canale. Oggi è un nuovo video e questo sarà un inizio di un video che ho voluto fare da sempre, ma non ho mai cominciato. E in effetti, dato che gennaio è il primo mese dell'anno, ovviamente, del mese dell'anno in cui tutti facciamo buoni propositi, ci proponiamo di fare sempre nuovi video, eccetera, vorrei cominciare con un nuovo video. Questo sarà il video dei preferiti del mese, ma attenzione, non sarà un video dei preferiti del mese riguardanti il make-up o cose varie, ci sarà anche quello, ma soprattutto sarà un video in cui vi parlerò in generale di ciò che ho preferito del mese. Ho creato una lista, io avevo visto questo video fatto da tante ragazze, ma soprattutto quello che mi piaceva molto era quello della Sendina, che facevo ogni tanto. In cui appunto parlava di varie cose. Io, anziché fare un video diciamo in cui vi parlo dello scorso mese, proprio per inaugurare la categoria, vorrei fare un video appunto relativo al 2016. Quindi vorrei fare un video in cui vi parlo semplicemente appunto di quelle che sono state diciamo le cose più belle del 2016 per quello che io ricordo. Avrei voluto utilizzare anche comunque il cellulare, però sto vedendo che praticamente la batteria mi sta abbandonando, quindi riuscire a farvi vedere magari qualche cosina, però insomma ci rifaremo la prossima volta. Allora, quindi questo è il video preferiti dell'anno, quindi riferito al 2016. Piccola cosa, se volete vedere il trucco che indosso oggi, ho fatto un Get Ready With Me che trovate già sul canale quando troverete questo video, quindi se vi fa piacere magari vi lascio qui sopra la scheda, quindi se volete cliccate e andate a vedere appunto il video. È un altro proposito, fare un video Get Ready With Me. Comunque al mese in cui magari vi parlo delle novità, comunque semplicemente del mese, bello o brutte che siano. Allora, comincerei subito con la canzone. Allora, non c'è stata una vera e propria canzone che mi ha accompagnato per tutto l'anno, sono state tantissime, tantissime davvero. E in particolar modo io sono una che ascolta molta musica americana. Molta musica inglese, anche musica italiana, ma soprattutto musica inglese. Quindi in questa categoria sicuramente vi nominerò sempre almeno due canzoni. E sulle canzoni straniere, un po' la canzone che mi è piaciuta particolarmente è stata quella di Charlie Puth. Sì, mi sembra si chiama Charlie Puth. We Don't Talk Anymore, con un'altra ragazza di cui non mi ricordo assolutamente il nome. È una canzone che veramente ogni tanto mi torna in testa, eccetera. Quindi è una canzone che io ricordo particolarmente, quindi rispetto a tante altre. Come canzone italiana, diciamo che non c'è una canzone italiana che mi ha colpito in particolar modo, però a gennaio dell'anno scorso ho praticamente avuto l'opportunità di realizzare il mio grande sogno, ovvero incontrare Marco Mengoni, che era appunto nel centro commerciale del mio paese, quindi Alfredo mi ha fatto la sorpresa di comprarmi il CD, perché io non me l'ero comprato, mi ha comprato il CD e l'ho potuto incontrare, quindi questo nella categoria canzone lo volevo nominare, perché comunque è stato un avvenimento importante, quindi ultimamente la canzone che mi frulla più di tutte in testa è Sai che, ma anche Ti ho voluto bene veramente, insomma ce ne sono state tante quest'anno sue che mi sono piaciute molto. Altra categoria, evento. L'evento dell'anno non può che essere quello che io e Alfredo abbiamo finalmente raggiunto a settembre, perché finalmente abbiamo comprato casa. Quindi a settembre abbiamo comprato la nostra casa. Non vi dico nient'altro perché non so se magari vi piacerebbe vedere un video su questo, magari vi faremo un video insieme. Sapete solo che siamo felicissimi ed è l'evento che io ho aspettato per tantissimo tempo. Io e lui abbiamo aspettato per tantissimo tempo perché aspettare la risposta di un mutuo è veramente pesante. Acquisto top.
L'acquisto top dell'anno, ragazze, sinceramente non me lo ricordo tanto. Devo dire che ho acquistato tanto, tanto, tanto per la casa al solito. Tante cose Tupperware, quindi sicuramente comunque gli acquisti della Tupperware non sono stati male e su questo ve ne ho parlato tantissimo nei miei video haul. Fashion, una cosa che comunque ci ha colpito tanto quest'anno, come capi fashion, diciamo, per quanto mi riguarda sono stati i vestitini. Ho comprato tanti vestiti molto anni 60, molto molto molto, e quindi secondo me il top fashion dell'anno scorso è stato questo. Film, un film che mi piacerebbe rivedere sicuramente è La ragazza del treno, che mi ha colpito tantissimo, soprattutto per come il film è stato girato, perché ha un tempo particolarissimo, quindi sicuramente quello, assolutamente. Il cibo del 2016 e il cibo del 2014, 15, 16 lo sarà del 2020 ed è sicuramente la pizza. Io mangerei pizza tutti, tutti, tutti i giorni, quindi hanno aperto una pizzeria poi tra l'altro qui vicino, buonissima, che già conoscevamo, era però solo a Catania, adesso l'hanno aperto nel paese qui vicino e ci siamo andati un sacco di volte. Beauty, il prodotto beauty del mese per me, dell'anno per me è stata la Naked 2, perché l'ho usata tantissimo, addirittura ho fatto un buco a blackout, che è quello che ho utilizzato per questo trucco, e il trucco nude in generale è stato il make-up, il prodotto make-up del mese, la tendenza make-up per me dell'anno, scusate, dico sempre del mese. Profumo, il profumo dell'anno per me è stato sicuramente Love on Attraction Forever, che mi è piaciuto tantissimissimissimo e assolutamente l'ho adorato. Come ultima categoria avevo messo una categoria random, che però adesso non, sinceramente rispetto un intero anno è un po' difficile. Però mese per mese magari vi parlerò della cosa più importante o delle cose diciamo più belle. Rispetto a un anno, diciamo che l'evento e la categoria random sono praticamente uguali. Niente ragazze, questo è stato il video. Spero che comunque vi sia piaciuto. Ditemi che cosa ne pensate, se vi può interessare un video del genere ogni mese. Io per adesso vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazze!